si è prestata assolutamente. I gruppi di minoranza del Consiglio regionale hanno deciso di presentare una settantina di emendamenti al disegno di legge 15 per lo stop fino a 18 mesi all'installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, perché reputano che se venisse approvato senza alcuna modifica e diventasse legge, non solo sarebbe inutile, ma rischierebbe anche di generare un contenzioso. Gli esponenti consigliari di Fratelli d'Italia, Sardegna al Centro 2020, Riformatori Sardi, Forza Italia, Alleanza Sarda, Partito Liberale Italiano e Gruppo Misto stamattina a Cagliari hanno chiarito che il loro intento non è bloccare il disegno di legge, ma migliorare il provvedimento per cercare di renderlo più efficace. È una legge che sarà sicuramente impugnata, non risolve i tanti problemi che ci sono, non blocca le procedure in corso, le autorizzazioni con difficoltà per gli uffici regionali, per i comuni. È la capacità di chi presenta le domande di poter vantare poi un titolo che domani, se non verrà realizzato l'impianto, può generare ovviamente un ricorso, una richiesta di danni che pagheranno i cittadini sardi. Pertanto noi abbiamo presentato una serie di emendamenti per cercare di migliorare, per mettere fine a questo assalto al territorio e per cercare di arrivare a una transizione ovviamente energetica e ecologica che sia rispettosa dei luoghi e dei beni importanti per la nostra terra, tra cui il paesaggio. Noi crediamo che questa legge sia in questo momento tardiva, perché per fare un provvedimento così tutto sommato semplice, che vieta soltanto e non fa lo sforzo di risolvere anche il problema giuridico con le norme nazionali, si potesse fare prima e meglio. Quindi cercheremo in aula di migliorarla, di renderla più efficace, di opporci davvero alla speculazione, e poi ci attendiamo una vera strategia energetica, che in questa legge non c'è nessun tipo di riferimento.